In anteprima per Wind Festival vi presentiamo i nuovi Xpire V6 sviluppati con Finian Mainan e Aurelio Verdi, che è mio fratello, insieme a Antoine Albo. Rispetto all'anno scorso abbiamo cercato di migliorare soprattutto il tail, abbiamo, come potete vedere, abbiamo allargato la poppa e leggermente spinata. È stato modificato il toro tail, leggermente più stondato, in modo che quando esci la strambata non ti ferma ma ti aiuta un po' alla planata. Come potete vedere è stata leggermente allargata rispetto a quella di anno la poppa, leggermente più fina, in modo che comunque tende sul concetto che abbiamo noi di poppa fina e larga di aiutarti nelle chiusure delle strambate. Buongiorno a tutti, io sono Attilio Verdi, rappresento la RRD e vi presentiamo, dopo averlo già presentato sul web, sul foro Windsurf, tutti i materiali 2014, vi faccio una piccola illustrazione, diciamo, veloce di quello che sono i materiali. Abbiamo dalla parte free race le nuove vele Nocam 7 stecche, poi abbiamo le vele Freeride 5 stecche, sulla versione più grossa abbiamo 6 stecche, abbiamo la versione... Vi presento in anteprima la nuova Extra, che è, diciamo, l'evoluzione della Breeze di anno scorso, è la vela economica della linea Sailor LD, è una vela molto potente, leggerissima proprio per la costruzione, ho cercato di ridurre il più possibile i pannelli e i rinforzi che ci possono essere. Questa è tendenzialmente una vela indirizzata a un pubblico medio-basso livello. Allora, presentiamo per il 2014, presentiamo anche le nuove linea Wave. In anteprima abbiamo le nuove linee Thruster, che sono 102, 92 e 82, in due costruzioni, carbonio in legno, per due diverse tipologie di clientela. Queste tavole qui hanno il particolare di essere 3 fin, con due slot box, diciamo, anteriori e una single fin posteriore. L'indirizzo di questa tavola è una tavola molto larga, fina, allo stesso tempo, diciamo, plana facilmente e gira molto facilmente. È un po' su, diciamo, indirizzo single fin twins come andatura di surfata. Poi abbiamo le nuove vele Wave, presentiamo le fora a 4 stecche, è un'evoluzione di quelle di anno scorso, è cambiato un pochino il profilo, vengono lavorate, lavora molto meno rispetto all'anno scorso di bugna, sicché il profilo è un pochino più costante, un pochino più, e scarica molto di più rispetto all'anno scorso. Poi abbiamo la Vogue, è rimasta la Vogue a 5 stecche, quest'anno presentiamo la versione Pro con il pannello centrale trasparente e abbiamo la versione normale con il pannello centrale tramato. Questo è per chi esce in condizioni di chi hanno tempo di fermare per mantenere il monofin più trasparente. Infine abbiamo la linea Freestyle, questa è la nuova Style Pro, è un'evoluzione sempre di quella di anno del 2013, hanno cambiato la stecca centrale, l'hanno fatta più dritta e un pochino più corta, in modo che la vela è più compatta e non ha molto, diciamo, il baricentro è più spostato in questa zona qua. Come vedete, quest'anno le vele sono presentate in due colori per ogni tipologia di vela, così la gente, la cliente alla fine non ha molte difficoltà sulla scelta. Infine abbiamo due nuovi Freestyle, il tip 101 e il 91, che già, come abbiamo presentato sia sul web for fun che in diretta, le tavole sono più strette, più veloci, sono fatte con una poppa e prua più tonda, in modo che le doppie manovre per i pro è più facile farla. Infine presentiamo la linea Fire Move, che rispetto all'anno scorso sono cambiate tre misure, 102, 112 e 122, sono rimaste invariate il 130 e il 140. Come l'anno scorso proponiamo tre differenze di costruzione, LTD, VTEC e ETEC. L'LT è quello in carbonio, il VTEC ha il sandwich in legno e l'ETEC sono quelli formati in ASA, diciamo indirizzati per un pubblico beginner medio-basso livello, il VTEC per un medio-alto livello e l'LTD per l'alto livello. Andiamo avanti prima sempre per For Windsurf, la collezione Mute invernale 2014. Partiamo dal modello top della gamma, che è il modello Fahrenheit. Questo differisce dalle altre per l'imbottitura che ha di lana. E la versione che viene fatta, questo sono 4.3 e 5.4.
l'imbottitura è fino giù alla caviglia, come possiamo vedere. Questa è tendenzialmente indirizzata per climi abbastanza rigidi, Nord Europa, Lago di Garda in pieno inverno. Poi abbiamo la versione Celsius Pro, che è come l'anno scorso una versione di un materiale lasse a 360 gradi. Questa è la nuova versione di colore di questa, noi proponiamo colori molto accesi, molto ben evidenti, ben visibili, che in certe condizioni comunque preferiscono, diciamo, la ben visibilità. Abbiamo la solita versione di Celsius Pro in differenti colori, come possiamo vedere, bianco e rosso, e il nero e il rosso è chi vuole un colore più sobrio. Queste qui sono versione 4353, abbiamo, sono manica lunga e gamba lunga. La caratteristica di questa muta è innanzitutto la cerniera anteriore, che comunque tiene la possibilità di, quando uno è a riposo, il collo a riposo non si è tirato, e allo stesso tempo dell'acqua e tinta, diciamo, permette una migliore impermeabilità al corpo per l'acqua, per quando uno vuole fare diversi sport come il surf, il sup, il kite, è più polivalente per tutti. La caratteristica di questa muta è l'interno, che è tutto quanto, tutte le cuciture, gli incroci sono tutti nastro termosaldati, in modo per evitare eventuali scuciture e tutto quanto. Presentiamo anche la linea Amazon, la linea donna, questo è un fit differente giustamente per le donne. Abbiamo lo stesso modello dell'anno scorso, Back Zip, e quest'anno proponiamo un nuovo modello Front Zip per le donne che hanno un po' più necessità di fare certi tipi di movimenti. In più presentiamo l'anteprima dei salvagenti per le scuole, due di due tipi di misura.